La categoria A è l'altra di cui vi parlo molto brevemente. La categoria A, vi ricordo, è quella di chi supporta le attività della ricerca. In questo caso noi li abbiamo divisi tra chi fa il management di dati, quindi chi analizza per esempio big data, chi si occupa di e-health, ce ne sono parecchi, sono la maggioranza, chi fa attività di educazione e chi fa altro genere di attività. Quando abbiamo chiesto a loro quale fosse la barriera che più ritenevano problematica nello sviluppare il loro lavoro, hanno risposto per lo più la barriera formativa, che è quella maggiormente rappresentata in tutte e quattro le categorie, cioè la barriera formativa per il gruppo A è quella più problematica. Cosa si intende per barriera formativa in questo caso? Si intende che la gente che loro percepiscono che in qualche modo gli stakeholders o comunque il panorama della ricerca e non solo della ricerca attuale a volte non capisce che cosa vuol dire lavorare nel contesto della medicina personalizzata. E qui vi riporto una frase di una persona che ha risposto al questionario, che ricordo spesso quando parlo del questionario, perché questa persona dice: la vera novità della medicina personalizzata è nella sua capacità di spostare il paradigma medico verso la prevenzione. In un contesto culturale formativo in cui si privilegia la reazione alla malattia, questa è la sfida più difficile perché si pone l'obiettivo di cambiare la mentalità del medico e anche del paziente. Anche in questo senso si è discusso tanto, è un bel po' che se ne sente parlare. Il medico di base fa fatica ad infilarsi nel contesto della medicina personalizzata. Questo è un problema perché comunque effettivamente il medico di base è più, tra virgolette, difficilmente educabile che non uno studente, un neolaureato che già nasce con in questo panorama, diciamo. Tornando al documento, l'altra cosa che volevo semplicemente raccontarvi è un altro pezzo di questo documento che abbiamo scritto, riguarda che cosa ha già fatto la medicina personalizzata, che cosa ha già fatto, come già si è evoluta in qualche modo la ricerca grazie alla medicina personalizzata. Allora, le fasi della ricerca passano dalla ricerca biomedica alla ricerca clinica all'implementazione clinica. Nel documento ci siamo resi conto che, dato che il documento non è dedicato soltanto ai tecnici, ma è dedicato a tutti quanti, abbiamo voluto riprendere uno schema, rifare, rivedere uno schema rispetto all'evoluzione, a come funziona a partire da un bersaglio molecolare della ricerca di base ad arrivare fino alla ricerca clinica e alla sperimentazione sul paziente, alla commercializzazione del farmaco. Perché ci siamo resi conto che comunque non sempre si ha, voi lo sapete bene perché voi siete tutti dentro a questo contesto, ma gli anni che passano sono tantissimi, veramente tantissimi, quindi in molti casi non ci si rende conto di quanto ci voglia. Quindi la ricerca di base può durare tanto, nel senso che la ricerca di base è unbiased, quindi può durare poco come può durare molto, può arrivare l'idea geniale, può esserci la scoperta. Poi c'è la ricerca preclinica, che già dire 2-4 anni è dire poco, nel senso che comunque potrebbe essere anche più lungo di così. Il trial clinico, la ricerca clinica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, quando si comincia a testare quel bersaglio molecolare che è diventato un farmaco sui pazienti, comunque di nuovo passano molti anni. Poi c'è la commercializzazione. E dopodiché c'è la fase 4 e, come suggeriva il professor Pellicci quando ha rivisto il documento, il concetto di real world clinical trial, cioè i farmaci che vengono poi messi sul mercato una volta che finisce la fase di sperimentazione, il trial clinico vero e proprio. Poi questi farmaci che sono sul mercato in realtà vengono utilizzati in maniera differente.